chiuso così con il saggio finale al Parco del Colle del Pionda quest'anno per l'orchestra Musica Sempre. È stato un anno faticoso anche per noi, però siamo andati avanti, insomma, grazie agli sforzi e alla collaborazione di tutti quanti siamo riusciti, insomma, ad arrivare fino in fondo. È stato molto importante per loro, perché anche in alcuni momenti in cui tutte le attività anche cui i bambini sono abituati a frequentare durante la settimana non potevano far nulla, invece noi siamo andati avanti, abbiamo continuato, e quindi è stato veramente un momento importante per loro accoglierli dentro la musica con noi come una grande famiglia, insomma. Si tratta della prima orchestra sociale inclusiva completamente gratuita fondata ad Arezzo dalla scuola Le Sette Note in collaborazione con la scuola di musica di Fiesole. Dà ai bambini la possibilità di esplorare la bellezza attraverso la musica, tutti quanti insieme in orchestra. I bambini sono il nostro futuro e c'è bisogno di bellezza per costruire una società migliore. A sostenere il progetto ormai da tempo la Fondazione Monna Lisa, che è diventata main sponsor e ha dato un gran sostegno all'orchestra. Anche oggi si fa festa. Con i bambini è sempre festa. Io penso che una delle più belle iniziative che abbiamo fatto negli ultimi tempi è avvicinarsi alla realtà di questi giovani, avvicinarsi all'arte e con la musica rendere le giornate più serene. Molto bello, sono contento. E ovviamente si parte dai più piccoli, Monna Lisa non può che far altro. Sono i nostri clienti, però c'è qualcosa di più, perché si parte dal nome del padre a fare le cose. Io penso che abituarli bene quando sono giovani e a indirizzarli verso la musica è sicuramente un obbligo per le persone più grandi.